Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore. Di una certa difficoltà a reggere gli sguardi indagatori altrui in un momento particolare della sua vita ha parlato sui social una ballerina di Amici, uno sfogo che fa riflettere. Sì, perché le sue parole rendono evidenti come vi siano hater nel mondo virtuale e persone inopportune in quello reale che a volte, non riuscendo a mettere in campo l'empatia che sarebbe talvolta utile e doveroso dimostrare, si lasciano andare a critiche, attacchi, sguardi indagatori e osservazioni o espressioni fuori luogo. Una cosa che può far soffrire, ballerina di Amici, le difficoltà nel mostrarsi così. Amici è un programma seguito e amato per la sua capacità di trasmettere valori positivi come l'impegno, la costanza, la necessità di portare avanti i propri sogni senza cedere allo sconforto di un momento. Molti sono partiti da lì per poi accedere a tante altre opportunità. Gli allievi imparano anche a gestire le emozioni nell'affrontare il pubblico, mentre gli artisti professionisti che fanno parte dello staff del programma hanno già affrontato in passato tali step e sono avvezzi a certe dinamiche. Si potrebbe tuttavia cadere nella tentazione di pensare che una persona di spettacolo debba necessariamente essere abituata a stare sotto i riflettori e a subire gli sguardi talvolta un po' troppo affamati di gossip di follower o persone in strada che magari giudicano. Ma a volte si tratta di sguardi, espressioni, parole che fanno male. Così una ballerina di Amici ha negli ultimi tempi condiviso le sue sensazioni e la sua esperienza personale proprio su questi temi. Messaggi e sguardi indagatori, una situazione delicata, insomma, cosa e a chi sia accaduto è presto detto, si tratta della ballerina di Amici Giulia Pauselli che ha raccontato la recente difficoltà nel mostrarsi con il pancione. La solita storia degli hater che spesso giudicano le abitudini altrui e, magari, fanno soffrire chi si trova in un momento di sensibilità. Il che può accadere per un'infinità di ragioni, compreso l'essere in gravidanza. Giovanissima ma con un curriculum importante, la ballerina di Amici si è già esibita in diversi programmi TV. E ora si trova, appunto, in un momento bellissimo ma anche caratterizzato da qualche momento di vulnerabilità. A 29 anni aspetta il primo figlio dal ballerino Marcello Sacchetta. Bella, delicata, ha sperimentato in prima persona la difficoltà nell'affrontare alcune situazioni spiacevoli in un momento con un po' di alti e bassi. Ha affidato ai social uno sfogo, tra l'altro rilanciato visto che il tema è delicato e importante dal sito Mediaset Infinity. Mediaset.it, ha poi rassicurato tutti ma le sue parole fanno riflettere. Oltre a qualche messaggio antipatico, ha raccontato ci sarebbero gli sguardi delle persone che magari non capiscono perché io vada in giro con la pancia fuori. Magari, appunto, perché a lei sta bene così. E in tanti la ammirano. Per il suo talento, la sua bellezza e per tutto il resto, pancione compreso. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.